ci è vinto. Oggi faremo la piedina. Facciamo una piedina all'olio, quindi abbiamo olio di oliva, lievito chimico, sale, farina e latte. Questa qua è una ricetta, però poi scendiamo in Romagna, ce ne sono svariate ricette diverse, ogni famiglia c'è la sua, come è normale che sia in Italia. A me piace questa qua perché è un po', diciamo, sì, la piedina romagnola, ma non quella sfogliata, quella un po' più altina, che io preferisco. Quindi facciamo la fontana, mettiamo il sale, mettiamo l'olio, poi ovviamente con la piedina ci andiamo a abbinare salumi, ci facciamo, io l'adoro con la verza stufata con la pancetta, affumicata, delizioso, oppure con tutti i nostri salumi, formaggi. Anche accompagnare le grigliate di carne e tanta roba, la piedina. Mettiamo il lievito. Come vi ho detto prima, potete mettere al posto dell'olio, ci potete mettere lo strutto, c'è chi ci mette un po' di strutto, un po' di olio, c'è chi ci mette un po' di burro, c'è addirittura che ci mette un uovo. Quindi ho fatto l'impasto, poi l'impasto va fatto riposare in frigorifero, cioè va fatto, adesso facciamo le palline, poi facciamo delle palline così, questa grandezza, sono circa 150 grammi, non importa che siano lisci perché non è un pane che devi buttare, e posare il frigorifero, le copriamo tutte e le mettiamo dentro il frigorifero. Perfetto, adesso le mettiamo in frigorifero, le facciamo riposare, poi le tireremo e le cucineremo su una piastrina antiaderente. Eccoci, le nostre piedine hanno riposato 5-6 ore, adesso le andiamo a tirare. Quindi togliamo il cellophane, tiriamo un attimino così, farina. Più le tirate e più vi verranno sottili poi. Poi volendo queste qua potete fare anche tipo dei crescioni, no? Ci mettete, non so, del pomodoro condito con della mozzarella, così le mettete qua, le chiudete bene, tipo dei calzoni, si chiamano crescioni, e vengono cotti come le piedine. Con le erbette, buonissime. Sulla prima quasi sempre deve prendere la temperatura la padella, la prima è un po' la prova della cottura. Vedete? La tipica colorazione della piedina. Poi quando sono cotte si prende un torcione, un straccio da cucina pulito, lo si stende sul tavolo e si vanno a chiudere così, in modo che non facciano condensa.
così, poi mettiamo successiva. E così procediamo con tutte le altre. Spero, insomma, vi sia stato chiaro e che vi piaccia la ricetta soprattutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!